Angelo. Io sono Maria. E io sono Pasquale. E frequentiamo tutti quanti l'Istituto Festa Gloriosi e praticamente noi facciamo un progetto sull'alimentazione e che ha tre obiettivi principali. Uno è indirizzarvi verso una dieta equilibrata, un altro è esporre i vari pro della dieta mediterranea, mentre l'ultimo è quello di prevenire malattie tumorali, degenerative e cardiovascolari. Allora, gli altri punti del nostro progetto sono la malnutrizione, che in questi anni si sono sviluppati di più, molte persone che non hanno dei problemi alimentari, e abbiamo fatto molte ricerche in questo progetto e abbiamo trovato dei cibi che dovrebbero essere anticancro e dei cibi per combattere il diabete. Un altro punto focale del nostro progetto è l'alimentazione italiana nel mondo. I nostri prodotti italiani sono conosciuti in tutto il mondo, sono globali e sono, diciamo che questo progetto è per la valorizzazione del patrimonio del nostro alimentare. Abbiamo parecchi prodotti IGP, DOC ma anche DOP. Cercheremo di portare avanti insieme alla professoressa Teresa il progetto dell'attività motoria del cercare tennis organizzato da Battipaglia. Sono Valeria e faccio parte dell'Istituto Festa Gloriosi di Battipaglia. Noi ragazzi di prima, insieme alla professoressa Turiello, stiamo organizzando un progetto di astronomia chiamato Sotto le Stelle, che comprende anche una uscita guidata al planetario di Montecorvino Romeo. Mi chiamo Luca e faccio parte del progetto teatrale che si tiene qui all'Istituto ITS Festa Gloriosi, e questo progetto teatrale noi dividiamo due gruppi, quello del ballo e quello della recitazione. Allora, noi prepariamo degli spettacoli che si fanno a maggio e a Natale. A Natale lo facciamo a Piazza Madonnina a Battipaglia, grazie al comune che ci dà questo permesso, e invece a maggio lo facciamo al centro sociale. Inoltre noi prendiamo anche dei ragazzi che sanno cantare o amano cantare e li facciamo esibire durante i nostri spettacoli. Vi aspettiamo, se siete interessati, qui troverete, chiederete alla professoressa Orlotti, che si occupa di questo progetto, e vi aspettiamo a maggio al centro. Per far parte di questo gruppo bisogna essere predisposti? No, noi accettiamo chiunque. A chiunque tu piaccia, non ci importa se sei già predisposto o meno, perché ti aiuteremo a crescere e a recitare. Buonasera, sono Luca Tossillo, frequento l'Istituto Festa Gloriosi di Battipaglia per l'indirizzo posizione ambiente e territorio. Ne spiegheremo le parti per come formare il nostro indirizzo, cosa si fa e quali attitudini si possono conquistare frequentando questa scuola. Viene diviso in due bienni e un unico è l'ultimo anno, l'anno della maturità o dell'esame di Stato. Partiamo da un biennio con delle forti basi di chimica, di fisica, di scienze e tecnologie applicate, cioè un'introduzione a quella che sarà l'ultimo ex triennio per quanto riguarda i materiali, soprattutto nel campo dell'edilizia, e per la rappresentazione grafica di ciò che noi andremo poi una volta a rappresentare con il lavoro da geometra per chi riesce a diventare un architetto o ingegnere. Poi si inizia un ultimo periodo, quello del triennio, con delle materie esclusivamente specifiche all'indirizzo, come la topografia, è una scienza che studia le limiti del territorio e ne rappresenta graficamente e digitalmente. Poi c'è la scienza delle costruzioni, dove noi studiamo la costruzione vera e propria di un edificio, di un fabbricato per civile abitazione o per scopi lavorativi, come un capannone.
Poi c'è si studia anche estimo, sarebbe la scienza delle contabilità per quanto riguarda il nostro indirizzo, cioè riuscire a stimare ciò che sono le credenziali di un fabbricato. Sono responsabile del corso serale, è un corso di geometri per adulti, è una bella iniziativa che ha portato quest'anno 100 alunni in questa scuola e prevediamo di aumentare ancora le unità. Serve logicamente per le persone che si sono allontanate dal ciclo scolastico negli anni passati e serve soprattutto a coloro i quali hanno bisogno di un'ulteriore specializzazione nel settore tecnico-ambientale. Pertanto è una risorsa per Battipaglia, siamo diventati anche punto di riferimento per gli altri corsi serali, visto l'impegno e il numero abbastanza congruo degli alunni che sono presenti in questa scuola. C'è un limite di età o di iscrizione? C'è nessun limite di età, abbiamo addirittura alunni di 70 anni, quindi diciamo dai 16 ai 70, agli 80 anni accettiamo tutti, ci vogliono i prerequisiti di un diploma di scuola media, dopodiché è possibile venirsi ad iscrivere. Noi abbiamo soltanto il terzo, il quarto e il quinto anno. A queste classi si può accedere anche se non si hanno i prerequisiti si può accedere mediante degli esami diciamo integrativi. Quindi, questa è la nostra forza. Sono Anna e frequento il Fabio Besta di Battipaglia. Qui ci troviamo in un'area dell'istituto dove è dedicata allo sportello d'ascolto che è gestito dalla professoressa Gerardina Cornella. In questo sportello d'ascolto è aperto due ore a settimana per tutti gli alunni che hanno bisogno e sentono la necessità di essere ascoltati da una persona appunto per esprimere il loro dubbio, le loro preoccupazioni. E appunto è gestita la professoressa Gerardina Cornella, come ho detto, e ogni alunno ha la possibilità da ottobre fino a maggio di essere ascoltato per due volte a settimana. Questo solo dedicata ai ragazzi all'interno dell'istituto o anche sì, solo ai ragazzi all'interno dell'istituto, dal primo anno fino al quinto anno. Grazie. Il corso ICDL è un corso che prepara i ragazzi alla patente europea di informatica. Questo attestato che viene rilasciato dalla nostra scuola, che è sede di esame, quindi i ragazzi che frequentano la scuola e frequentano questo corso pagheranno singolarmente l'esame e la skill card. Quindi non pagheranno i professori, che invece in altri studi devono essere pagati per il corso. La patente, che è un certificato che viene rilasciato, permette ai ragazzi che vogliono continuare con l'università di non sostenere alcuni esami di informatica, in quanto sono già attestati. Valgono come punteggio per i concorsi statali, quindi chiunque farebbe un concorso con l'attestato avrebbe un punteggio maggiore, in quanto dà 2,5 di credito. Questo vale anche per i ragazzi che hanno conseguito gli esami dal terzo anno in poi nella nostra scuola, quindi che hanno concluso l'esame entro il triennio, che vale anche come punteggio scolastico. Sono Angelica. Sono Giusy. Siamo due studentesse dell'IS Besta Gloriosi di Battipaglia, frequentando il corso dell'azione internazionale, specializzato nelle lingue e nell'economia, principalmente nel francese, nello spagnolo e nell'inglese, lingue che ci permettono anche la possibilità di fare degli stage o lavorare all'estero. In una scuola commerciale di stampo economico, quella che da 60 anni, perché questa è una scuola che ha qualche anno, alle spalle forti su questo territorio, ha quasi 60 anni, al 57, la mia età. Sono molto affezionato. È una scuola che è conosciuta sul territorio con De Corbino, Levano, Giuffoni, Bellizzi, ma anche Siciliano, Campagna, Eboli, Castelcini, da dove vengono queste ragazze. Quindi ha una storia. Ma perché? Perché l'ha costruita anno per anno. Da questa scuola ne sono usciti tanti diplomati, forse anche qualche genitore che sta qua stasera. È vero? Eccolo, il papà. Ne sono usciti tanti che hanno ricoperto nella società civile dei ruoli importanti. Chi lavora in Banca d'Italia, chi è commercialista, chi è avvocato, va bene, chi lavora al ministero,
ci hanno fatto tutti carriera e siamo orgogliosi anno per anno. Qualche 10 minuti fa, qualche minuto fa sono venuti a trovarci la professoressa Merucci degli alunni diplomati qua 3 anni fa che si sono laureati già alla triennale ufficiale in economia, ma ce ne sono tanti che sono riusciti a entrare alla Bocconi di Milano, alla Cattolica, alla Luis di Roma. Sono ragazzi brillanti. Perché? Perché qui diamo un'impronta precisa, tant'è che quando poi andranno all'università oppure decidono di lavorare, sanno degli strumenti dell'economia, dei mercati, della moneta. E proprio della moneta io vi voglio parlare, perché questi ragazzi sono ragazzi che sono nati quando è nata una cosa importante nel 2002, l'euro, bravi. Quindi non hanno potuto conoscere, come i vostri genitori, i vostri nonni, no, la nostra lira, la lira italiana, che ancora, ragazzi, ancora gira come un fantasma, buono però, affettuoso, familiare. Sentite i vostri genitori quando vanno a fare la spesa, pigliano il prodotto e dice 4,50 euro. Accidenti, quel 9.000 lire sta. Però è un giornalino mensile che appunto viene fatto dagli alunni di ragioneria accompagnati dal professore Mirra, che appunto è nato proprio in ragioneria questo giornalino, e mensilmente esce con gli articoli scritti dagli alunni, e questi alunni appunto fanno ricerche, interviste anche ai professori e appunto poi scrivono gli articoli che vengono corretti e inviati alla redazione. Vengono distribuite solo nell'istituto o anche all'esterno? L'istituto è diviso in 2 sezioni, una parte della ragioneria e una parte dello scientifico, e queste appunto viene inviato sia alle classi dello scientifico insieme alla graticola che alle classi dello scientifico.